Buongiornissimo a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per registrarvi finalmente un video haul. Allora, sono ritornata con i video haul un po' perché mi mancano e un po' perché ci tenevo a farvi vedere alcuni prodotti che secondo me, allora, alcuni ammetto che sono veramente degli sfizi che mi sono tolta. Però tendenzialmente diciamo che la maggior parte delle cose che ho preso sono quasi tutte utili. Invece di aspettare tanto tempo per poi fare un mega iper video haul, ho deciso insomma di farvelo un po' più piccolino per potervi anche poi parlare singolarmente dei vari prodotti. Voglio levarmi subito lo sfizio e sicuramente ci tengo a farvi vedere due borse che ho preso nell'ultimo periodo. Sicuramente una, non so se l'avete già vista, se mi seguite nei miei vlog, sicuramente l'avrete già vista. Una borsa è questa qui. Le prime cose che vi voglio far vedere sono due borse, e sono due borse di questo brand che ho conosciuto su Instagram, che si chiama La Belle Rose. Appunto, il brand è di questa ragazza napoletana che secondo me è super super carina e vende insomma queste borse ad un prezzo abbastanza abbordabile, ma con una qualità veramente veramente ottima. Le idee sono sempre fresche, poi mette proprio sempre delle borse innovative, diciamo così, cioè un po' diverse, e che secondo me sono come prezzo accessibili anche abbastanza a tutti quanti. La prima borsa è questa qui che ci tenevo a far vedere, poi dopo vi faccio proprio il close up per bene, ed è questa borsa che praticamente la si può utilizzare sia da giorno che da sera, caratterizzata da due scompartimenti con la cerniera da qualche parte che non mi ricordo. Ah no, non ce l'ha questa la cerniera, ero convinta che ce l'avesse, vabbè. Ah no, sì, ce l'ha, infatti, sono uno, due e tre scomparti. Qui c'è anche la cernierina. Volendo, questa, la tracolla, si può anche nascondere, voi la tirate tutta dentro così. Tac. E la chiudete. Si può anche appunto portare così semplicemente a mano. A me piace portarla a mano la sera e durante il giorno a tracolla. È una borsa praticamente medio piccola, diciamo così. Per la sera è perfetta se magari dovete uscire, ma comunque sia volete mettere un po' di robe dentro, insomma, dentro la borsa. Tendenzialmente, appunto, è di una capienza proprio medio piccola. Ho provato anche all'inizio a riempirla un po' di più. L'unica cosa è che poi dopo è troppo ingombrante, cioè nel senso si vede proprio che è gonfia perché ci avete messo un sacco di cose dentro e secondo me sfigura un pochettino. La bellezza di questa borsa proprio così lineare con dietro questa taschina, insomma, qua dentro io di solito ci metto tipo i fazzoletti. E mi piace proprio perché è così snella, è veramente super elegante, però in realtà la si può utilizzare veramente in varie occasioni. Cioè, questa è davvero una borsa che io utilizzo tantissimo, l'ho anche regalata ad una mia carissima amica. Questa borsa invece l'ho presa proprio di recente recente ed è di questo color verde militare. Mi sono praticamente accorta di avere le borse degli stessi colori, ovvero o sono tutte nere o sono tutte rosse, cioè non ho tanti colori in realtà di borse perché a me piacciono o nere oppure proprio sgargianti o rosse, rosa shocking. E, mi ricordo in passato di aver avuto questo zainetto che secondo me se mi seguite da una vita sicuramente l'avrete intravisto nei miei vlog, nei miei video, di questo zaino preso da Primark di questo color verde militare. E mi ricordava tantissimo quella borsa che non avevo pagato un cavolo, l'ho usata per anni, ma non so neanche dove sia finita, probabilmente a Milano. Fatto sta che mi sono presa questa borsa che secondo me, questa per esempio è proprio media abbondante di capienza. Si apre così, semplicemente da sotto, e la cosa bella è che ha anche la cerniera. La si può utilizzare sia per andare a lavoro, sia anche per uscire, volendo anche per uscire la sera, se magari non è tanto una serata, diciamo così, elegante, perché penso che sia più da giorno questa borsa qui, però come borsa in generale anche proprio per viaggiare, se viaggiate, è perfetta perché la potete trasformare sia in una borsa da giorno con la tracolla, perché ha questa tracolla tra l'altro abbastanza lunga, dovrei far mettere un buco in più qua per poterla accorciare, oppure la potete portare in maniera proprio super elegante con qua l'aggancio, insomma. All'interno ha questa taschina piccolina, tasca dentro i miei fazzoletti con la cerniera. Anche questa borsa penso sia fantastica. Mi piace il fatto che sia bella liscia. Ovviamente entrambi i prodotti che vi ho fatto vedere sono in similpelle. Andiamo avanti però con gli acquisti che ho fatto proprio. Questo è fresco fresco perché mi è arrivato settimana scorsa. Ancora non l'ho messo e ancora non l'ho lavato. Sapete che io sono appassionata dei prodotti di Oceans Apart, che ormai praticamente tra tutte le varie influencer su YouTube, eccetera, che comunque con cui ci collaborano assiduamente, soprattutto la Pistons, l'Elisabetta, utilizzo spessissimo
tantissimo i suoi codici sconto, perché mi sembrano un po' più convenienti rispetto a quelle delle altre, non lo so. Fatto sta che io, vabbè, come potete vedere, oggi vesto praticamente il loro maglione. In realtà ormai questa tuta sopra sotto uguale la utilizzo per andare a fare i domicili, o comunque magari se devo andare a lavoro non ho voglia di vestirmi, tendenzialmente la utilizzo per questo. Però mi sono presa questa maglietta crop, come potete vedere così. Ho preso una M perché sicuramente con sotto lo sport bra sicuramente la S mi andava troppo stretta, e quindi alla fine ho deciso di prendere la M per stare un attimo un po' più comoda. Infatti è comunque corta, speravo che prendendo la M si allungasse un filo di più, però è un po' cortina, fa niente. Ma in realtà questa l'ho presa ma proprio come maglietta da uscire, cioè non è che, sì, ok, la posso anche utilizzare assolutamente per allenarmi se mi alleno fuori, ma dato che dovrei riprendere palestra perché mi sono iscritta ma poi ho avuto il Covid e quindi mi sono fermata poi ancora un'altra settimana dopo la negatività del Covid, perché sotto consiglio dello pneumologo mi ha detto appunto di fermarmi, ma in realtà in questa settimana io dovrei riprendere. Ci tenevo anche a citare all'interno di questo video invece la luce pulsata di Royal Skin, che mi è stata inviata, beh, ormai più di una settimana fa. Ero ancora positiva quando mi era arrivato il pacco, mi era arrivato a Milano e poi l'ho recuperato quando mi sono negativizzata. E niente, io in questo periodo qui sto testando questo prodotto qui. Non mi sono bruciata durante la mia prima seduta, quindi questo è già un fattore positivo, e sicuramente ve ne parlerò più avanti. Volevo ricitarvelo di nuovo per recitarvi anche il video first impression, diciamo prima recensione fatta su questo prodotto, dove ovviamente ne parlo in maniera molto più approfondita. Penso di aver fatto un video informativo soprattutto per le pelli scure, perché in realtà purtroppo chi ha la pelle più scura, cioè non è che per forza deve essere nero nero nero, ma anche tipo le mulattine olivastre come me, purtroppo sotto, cioè con questi tipi di prodotti, luce pulsata, laser, noi purtroppo siamo un po' sfigatelle. Altro prodotto preso su Amazon, e vi ricordo anche che tutti i prodotti che prendo su Amazon li potete trovare all'interno della mia vetrina, che lascio sempre qua il link nell'info box qua sotto. Cerco sempre di provare nuovi prodotti, e che se mi piacciono ovviamente ve li consiglio e ve li metto direttamente nella vetrina, perché così è molto più semplice anche per voi andare a ricercarli. Comunque sia, ho voluto provare questa cafonata. E anche questo è stato un acquisto che ho fatto durante la quarantena. Vabbè, comunque sia, è praticamente il salame, termine tecnico devo dire, no vabbè, a parte gli scherzi, è comunque, come potete vedere in questa immagine di queste istruzioni che fanno abbastanza ridere perché proprio mignon, ma in realtà ho visto una marea di video su YouTube per quello mi sono poi interessata, di appunto questa sorta di salsiccia che vi mettete in testa per farvi i boccoli senza calore. Io ho preso la versione tipo da 13 euro, 12,99 l'ho pagato se non mi sbaglio, rosa, e l'ho presa in velluto, ok? Vi faccio vedere tutto, eccoli qua. Allora, un consiglio secondo me per mettere questa salsiccia in testa è meglio metterne una che poi qui ha proprio la parte qua sopra piatta, perché se mettete tutto, cioè se questa parte qua non ci fosse stata e fosse stata appunto la salsiccia, secondo me sarebbe stata davvero molto ma molto più scomodo. Ho visto varie versioni su Amazon, ho visto vari video su YouTube e alla fine infatti mi sono lasciata convincere da questo prodotto. Sono morbidi, non danno fastidio, devo dire che di notte ovviamente se voi non dormite come le mummie così e vi muovete come faccio io, sono scomodi. Cioè, sotto questo punto di vista ve lo dico già subito. Però secondo me anche tenuti, tipo dovete uscire la sera, ve li tenete nel pomeriggio 3-4 ore, comunque il boccolo, anche quello proprio non definito, ve lo fa. E quindi in realtà non mi dispiace come prodotto. Sicuramente il metodo della cintura dell'accappatoio utilizzato la sera è molto più efficace, o anche il metodo del calzino, ci sono tanti metodi, ok? All'interno poi ci sono questi, come si chiamano questi codini? Scrunchies, giusto? Boh, non mi ricordo più. Comunque sia, ci sono anche questi e ci sono anche questi qua più piccolini. Infine ci sono le mollettine che io appunto mi schiaffo così direttamente. Vi metterò la foto da qualche parte in sovraimpressione della prima sera che ho provato questo prodotto, perché ce l'ho. Andiamo avanti con un altro prodotto che, se mi seguite all'interno dei miei social o comunque in generale seguite i miei vlog su YouTube, sicuramente l'avrete già visto.
Questo è stato proprio un acquisto nel bel mezzo della quarantena e che ho effettivamente utilizzato in quarantena ed è stata l'unica volta che l'ho utilizzato, ovvero il Lift Lash, il set per fare la laminazione a casa, comodamente da casa. L'ho presa su Amazon. Vedendo 850.000 recensioni, ho detto, ma sai cosa? Costa 20 euro, ma me la prendo. Vediamo se funziona. Se non funziona, pazienza. Ok, io in questo momento, Carol del futuro, ti chiederò di fare un close up sui miei occhi, perché sicuramente si vedranno ancora. Io ovviamente vengo da lavoro, quindi non è che mi sono messa più di tanto a truccarmi, cioè la mattina questo è il mio trucco. Semplicemente voglio non sembrare lucida, però comunque anche negli occhi ormai, avendo fatto questa laminazione alle ciglia, non metto neanche più l'eyeliner, perché prima effettivamente se non mettevo l'extension alle ciglia, mettevo sempre l'eyeliner. Nel momento in cui mettevo l'extension, non mettevo più l'eyeliner. Adesso ho scoperto la laminazione fatta a casa e quindi ho deciso di non mettere neanche più il mascara. Però volendo col mascara, l'effetto è ancora più, cioè proprio on fleek. E comunque sia, all'interno voi trovate tutto questo set qua che vi faccio vedere. Aspettate. Anche di questo voglio farvi in futuro una sorta di mini recensione proprio in maniera più specifica, dove magari vi faccio vedere come utilizzo il prodotto. Ancora ovviamente non l'ho fatto, non l'ho rifatto, perché devo dire che dal 14 di marzo che io mi sono positivizzata ad oggi, che è lunedì 4 aprile, sono ancora appunto perfette le mie ciglia e in realtà io ho fatto la laminazione anche alle sopracciglia. Quindi devo dire che non mi è dispiaciuto come prodotto, bisognerà vedere poi a lungo andare se poi comunque sia potrà indebolire, ma sicuramente un pochettino le indebolirà le ciglia. Io per quello ho il mio siero di Mea Lash che metto sempre ogni sera, che me le proprio rimpolpa, me le vedo anche proprio più lunghe subito all'istante, cioè all'istante no, però insomma, mettendolo spesso devo dire che mi aiuta tantissimo a rinforzare le ciglia. Ultimo acquisto. E di questo sono veramente super fiera. Sono andata durante il weekend a Monza perché Marco doveva andare dall'ottico suo classico per andare a prendere le lenti a contatto. E praticamente ci siamo imbattuti a Monza in questo. Era una sorta di profumeria barra, tipo una sorta di Sephora barra Douglas, se si può dire così. Però io non lo conoscevo, cioè nel senso l'ho sempre visto passando questo posto, ma l'ho sempre guardato molto da lontano, perché poi mi sono detta io nel momento in cui entro nei negozi, poi io mi faccio coinvolgere e poi rimango fregata, nel senso che poi alla fine sono sempre, cioè, lì a comprare qualcosa. Fatto sta che ho detto, ma sai cosa? È sabato pomeriggio, abbiamo appena finito di lavorare, massima, chi se ne frega, entriamo. Perché ero stata attirata dallo stand dell'estetista cinica, che poi guardando i vari prodotti dell'estetista cinica mi sono guardata intorno e ho detto, oh mio Dio, ma questo è il mio mondo, cioè, vi giuro c'era di tutto e di più. E c'era anche lo stand della Kiehl's. Il negozio di Kiehl's che io conosco è in via Torino a Milano e infatti, cioè, ci vado ogni morte di papa ovviamente, perché non abitando neanche più a Milano, fatto sta che comunque sì, ho visto lo stand, ho visto il 30% di sconto, ho detto no, cioè, cioè tipo i miei pochi neuroni che mi rimanevano hanno iniziato a ballare con il mio fidanzato dietro, così tipo a mo' di gorilla, cioè che era proprio della serie, ma adesso mi sparo. Però in realtà no, è stato bravo, cioè in realtà Marco mi accompagna a fare queste cose assolutamente. Cioè, anzi, sono io più che sono preoccupata che mentre guardo magari le cose, lui è lì così e dentro di me dico: Madonna, poveretto, sto uomo, cioè mi deve veramente amare tanto, no? E fatto sta che comunque ho preso dei prodotti di Kiehl's. Allora, ho preso questo qui, il Cleansing Oil, di cui in realtà non mi ricordavo che si chiamasse proprio così, che fosse questo prodotto, perché appunto alla fine gliel'ho dovuto chiedere perché non lo trovavo, perché c'era uno stand con la sezione viaggio e quindi con i prodottini un po' più piccolini, però alla fine la signorina mi ha fatto vedere questo perché col 30% di sconto effettivamente conveniva un po' di più, perché alla fine questo prodotto costava 37 e l'ho pagato tipo boh, una 20, 20, dai 20 ai 25 euro massimo, una cosa del genere. Comunque ho risparmiato parecchio, ho fatto pure la tessera, cioè ragazzi, e niente, insomma, devo dire che finalmente posso utilizzare una sorta di struccante, ok, se si può dire così, a base d'olio, senza dover per forza utilizzare i dischetti. Quindi io semplicemente questi mi faccio tipo 2-3 pump sulle mani, ta ta ta, inizio a massaggiare per bene. Con questo prodotto, con 2-3 pump, vi strucca proprio per bene il tutto.
Cioè, davvero. Poi io dopo mi lavo comunque il viso con un detergente, però non sono obbligata più ad utilizzare il dischetto, dato che comunque sì, avevo smesso di utilizzare i dischetti lavabili proprio per una questione che non abbiamo né l'asciugatrice, li devo lasciare asciugare all'aria, magari rimangono lì una settimana appesi nello stendino, si impolverano, mi dà fastidio poi dopo applicarmi la polvere effettivamente sul viso, no? E quindi alla fine ho optato per un qualcosa dove non devo neanche comprare o comunque sprecare anche i dischetti monouso che comunque vanno nell'indifferenziata, che comunque sia anche per l'ambiente, cioè proprio per una questione anche di ecosostenibilità, ci sta. Poi mi sono presa due prodotti nella sezione viaggio, quelli un po' più piccolini, che nonostante fossero piccoli, costavano l'ira di Dio. L'Ultra Facial Cream appunto di Kiehl's, questo è proprio un must che hanno tutti, cioè nel senso nei vlog, nei video, io li vedo ovunque, cioè da Elettra, Giorgia, Mitch, Margherita Savelli, cioè le ragazze che poi principalmente seguo italiane. Cioè, almeno una volta nella vita chi non ha mai provato questa crema? Io. E niente, alla fine ho detto no, basta, me la voglio comprare perché la vedo spessissimo in giro, ho detto basta, ci sono là e alla fine me la sono presa. E questo prodotto, ragazzi, finalmente è diventato mio, ovvero l'avocado mask, la maschera di avocado di, vedete, l'ho già utilizzata. Sempre di Kiehl's. Questo prodotto è proprio un prodotto must. Infatti sono felicissima di averlo trovato e di averlo comprato. Dopo aver speso una barca di soldi, perché ho speso in totale tipo sui 50 euro per questi tre prodotti, nonostante lo sconto, immaginatevi se non avessi, se non ci fosse stato lo sconto, cioè proprio da spararsi. Per fortuna, la cosa che mi piace di più, ovviamente, mi hanno lasciato questa pochettina con dentro dei prodotti. Allora, vi rifaccio vedere molto velocemente perché in realtà ho iniziato ad utilizzare anche questi. Questa crema corpo, che non mi dispiace per niente, la cosa poi fantastica di Kiehl's è che i loro prodotti non hanno quei particolari odori che poi possono dare fastidio e io questa cosa loro l'apprezzo tantissimo. Poi mi hanno regalato anche il siero al retinolo, che in realtà appunto prima o poi secondo me mi comprerò il flaconcino, quello lì più grande, però in realtà ho un sacco di sieri da finire, quindi voglio prima finire un attimo i prodotti perché sennò inizio ad accumulare robe. Ho aggiunto altri prodotti all'interno del bagno e non vi dico Marco, poveretto, cioè prima o poi gli cadranno tutti i capelli. Mi hanno regalato anche questo detergente che in realtà conoscevo già e da quando sono stata a New York mi sono innamorata follemente di Kiehl's, proprio perché in questo prodotto qui lo utilizzavo tantissimo ed è appunto il detergente viso alla calendula, super delicato veramente questo prodotto e cioè veramente questo è proprio da utilizzare da centellinare, non so come dirvi. Ultimo prodotto che sto utilizzando la sera perché lo voglio testare, voglio vedere se effettivamente è buono, e è questo, si chiama Super Multi Corrective Cream. Ok, ed è un anti-aging di sempre Kiehl's, piccolino, però in realtà ne basta poco, cioè per fortuna la faccia piccola. E niente, insomma, poi con tanto di questa pochettina super carina, come si fa a dire di no? Cioè, ragazzi. Comunque sia, sono felicissima appunto di questi acquisti fatti e soprattutto finalmente di provare qualcosa anch'io di Kiehl's, perché un conto è sempre fare window shopping e vederli da lontano e un altro conto è poi provarli sulla propria pelle. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Cheers!